Buonasera a tutti, buonasera Caterina. Buonasera Carlo. Bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'infinito dentro un bisogno. Questa finestra che voi sapete noi apriamo sul mondo del volontariato incontrando e in qualche modo alla ricerca di testimoni del positivo e soprattutto della voglia del vivere. Il tema di quest'oggi è un tema un po' particolare, un tema con cui in qualche modo ognuno di noi nella sua vita ha avuto, ha o avrà a che fare ed è la malattia. E a questo riguardo volevo citare una frase che tutti conosciamo, che Epicuro diceva riguardo al male, al dolore soprattutto. No? Epicuro diceva che il dolore quando è lieve passa, per cui non bisogna preoccuparsene, quando è grave, talmente grave che poi giungendo la morte uno non se ne rende neanche conto. Ecco, noi non vorremmo affrontare la malattia con questo taglio, ma proprio come una dimensione della vita che diventa parte integrante della vita stessa. In modo particolare la malattia della quale parleremo oggi, che è la malattia di Parkinson, è proprio una di quelle malattie che in qualche modo entra e diviene un tutt'uno in fondo con la vita delle persone che in qualche modo hanno a che fare con questo. Per cui il racconto di oggi ci mostrerà come non solo le cose non vengono a caso, non vengono per nulla, ma che possono alle volte davvero anche essere delle opportunità. Vediamo un video introduttivo sui caratteri di questa malattia. La malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa che colpisce selettivamente alcune vie nel sistema nervoso centrale, in particolare i neuroni aminergici e tra i neuroni aminergici quelli della sostanza nera, che è una piccola zona di cellule all'interno, nella profondità del sistema nervoso centrale, che ha un ruolo importantissimo nel controllo del movimento. Ci sono alcune caratteristiche della malattia che si vedono dal punto di vista neuropatologico, ma che naturalmente sono molto importanti nello studio della malattia, ma non nella gestione clinica, perché richiedono un esame autoptico del cervello. Importante è dire che la malattia di Parkinson, dopo l'Alzheimer, è la più frequente patologia neurodegenerativa che colpisce la popolazione che invecchia. Nella popolazione generale l'incidenza è tra 10 e 15 persone per 100.000 per anno, ma aumenta fortemente con l'età, tanto che diventa la prevalenza 1 o 2 per 1.000 e quindi 1,5%-2% dopo l'età dei 65 anni. Si stima quindi che in Italia ci siano oltre 300.000 persone interessate da questa patologia. La prevalenza cambia fra gruppi etnici e geografici diversi. Silvano De Regibus, classe 1955, cresce a Vogogna, come tutti De Regibus. Purtroppo non ha potuto studiare, terminate le scuole medie ha iniziato a lavorare frequentando un corso serale per disegnatore meccanico. Sposato da 39 anni e padre di due figli, Danilo e Andrea. E dopo 40 anni di lavoro nelle industrie ossolane Ceretti e Vinavil è andato in pensione. E nel momento in cui è andato in pensione si è potuto dedicare a tempo pieno alle sue attività di volontario. Infatti un impegno settimanale con l'associazione Parkinson come segretario e un altro impegno settimanale come servitore insegnante in un'altra associazione HVCO. Ultimamente anche un altro impegno, sicuramente gravoso ma anche che dà molte gioie, che è accudire il nipotino Riccardo, figlio di Danilo. Silvano, abbiamo sentito nella scheda iniziale che in Italia si stimano circa 300.000 persone affette dal morbo di Parkinson, da questa malattia. Dacci qualche dato sulla situazione nel Verbano Cusio-Ossola. Sì, tanto grazie, buonasera a tutti. È un'opportunità che viene data alla nostra associazione di far conoscere quello che noi facciamo. I dati scientifici non ci sono, sono dati approssimativi. La nostra associazione oggi ha iscritti ammalati 80 malati, ma sappiamo che sono molti di più anche nella nostra provincia. Così a calcoli che noi facciamo possono essere 250-300 casi di malati di Parkinson. Noi lo attestiamo questo dai dati solamente quelli farmaceutici, perché non è mai stato fatto un censimento.
malato parkinsoniano, soprattutto di diversi casi, tende molto a nascondere la propria malattia, la propria condizione. Quindi non è un dato ricettivo, insomma. Ecco, l'associazione, si parlava, no? Silvano, lei è segretario di questa associazione parkinsoniani di CO. Come nasce, quando nasce, ci sono dei fondatori, c'è un nucleo storico, come si è sviluppata sul territorio? Sì, allora la nostra associazione, cui il segretario è Alessandro Antonello, che è uno dei fondatori, e il vicepresidente è Baccaro Franco. La nostra associazione è nata in un primo momento, cinque malati, che oltretutto c'era un fatto un po' particolare, erano tutti nati nel 1948, erano andati dal dottor Pastore, Raffaele Pastore, il compianto dottor Pastore, il quale aveva avuto un po' l'idea di provare a costituire un'associazione di parkinsoniani. Purtroppo la storia ha avuto un esito un po' brutto per il dottor Pastore e quindi questi ammalati si sono trovati così senza la possibilità di costituire qualcosa. Mi era stato chiesto se avevo voglia di dare una mano, l'hanno fatto. Nel 2005 nasce l'associazione parkinsoniani del VCO, ci siamo iscritti all'albo presso il centro servizi del volontariato, era allora, e lì è nata l'associazione. Lo scopo qual è che era? Lo scopo era quello di dare un aiuto concreto e tangibile agli ammalati parkinsoniani e ai loro familiari, i caregiver. Questa associazione in un primo momento, personalmente io non avevo neanche idea di cos'è che fosse la malattia di Parkinson. Fra le varie iniziative che ha fatto, innanzitutto era quella di cercare di rispondere ai bisogni. I primi bisogni che avevano gli ammalati parkinsoniani era proprio l'attività motoria, un supporto psicologico e soprattutto l'aspetto della conoscenza. Ecco, questi diciamo tre esigenze abbiamo cercato di svilupparle nell'arco della nostra attività. Abbiamo subito fatto un contratto con la palestra di Villa d'Ossola, dove tuttora ci sono 25-30 malati che partecipano alle attività motorie. In un secondo tempo abbiamo aperto e abbiamo fatto una convenzione con una palestra a Crusinallo, anche qui sono 15 ammalati parkinsoniani, e l'anno scorso, nel 2015, abbiamo fatto anche una convenzione a Verbania, alla Sacra Famiglia, anche lì sono una ventina di ammalati che partecipano alle attività motorie. Specifichiamo che noi facciamo attività motoria e non fisioterapia, perché i costi della fisioterapia sarebbero molto molto superiori ai già gravi costi che abbiamo, insomma. Ecco, sul territorio avete degli sportelli nella provincia? Sì, abbiamo tre sportelli informativi, uno al centro servizi del volontariato, che è la sede principale dell'associazione. Tutti i lunedì pomeriggio ci ritroviamo, facciamo sportello, ma è anche proprio un momento di socializzazione. Tutto quello che noi facciamo cerchiamo di farlo coinvolgendo tutti quelli che partecipano. Allo sportello partecipano ammalati e volontari. Diciamo che in genere lo sportello è proprio il momento in cui nascono le idee e nascono i bisogni. Poi abbiamo uno sportello a Verbania, alla Sacra Famiglia, e un altro sportello a Umegna, su alla Casa dell'Anziano L'Agostina. Gli sportelli informativi sono importanti perché è il primo approccio. In genere l'ammalato parkinsoniano tende a isolarsi, tende molto a isolarsi, ci sono casi anche abbastanza
pesanti, e quindi il fatto di avere un luogo in cui trovi delle persone che magari hanno avuto un percorso come il tuo di isolamento, però sono riusciti a vivere in maniera positiva la malattia, è utile, insomma. Quindi sicuramente, essendo una malattia, va trattata con dei farmaci, però non è l'unica cura, anzi forse la cura che può aiutare di più è proprio anche una condivisione, un'amicizia. Sì, allora la malattia di Parkinson ad oggi diciamo che ha un supporto prettamente farmacologico, anche se ci sono, ma in fase avanzata, alcune, si chiama la DBS, che è un'operazione, ti mettono degli apparecchi nel cervello, cioè, però quello è già una fase avanzata. Diciamo che oggi l'unica cosa che tu è il farmaco, ma molto utile è comunque l'attività motoria, ma il fatto di stare assieme aiuta moltissimo. Aiuta moltissimo perché, come vi dicevo poc'anzi, tantissime volte è stato confuso la malattia di Parkinson con l'esaurimento nervoso. No? Perché c'è proprio anche un cambiamento di comportamento e quindi l'isolarsi. No? Noi abbiamo fatto un opuscolo e tantissimi contano la loro esperienza di quando sono venuti a conoscenza di questo tremore, e dicevano, mettevamo le mani in tasca perché avevamo paura di essere confusi per degli alcolizzati o queste cose qui, no? E quindi niente, la difficoltà anche di andare magari in luoghi, ristoranti, la difficoltà di vivere in maniera normale una vita, insomma. Ricordiamoci sempre che purtroppo questa nostra società, che è la società dell'apparire, alcune volte la malattia viene vissuta quasi come una colpa, una vergogna, insomma. Ecco, l'associazione serve anche questa, quella di non per niente fare le tante cose. Abbiamo fatto affrontare la vita a muso duro utilizzando una vecchia canzone di Bertol, insomma. Quanti sono i volontari dell'associazione? E sono soprattutto familiari o anche simpatizzanti? Noi, la nostra associazione, dicevo prima, di iscritti siamo 230, gli ultimi dati sono questi, ma siamo qualcosina di più. Ammalati sono un'ottantina. Gli altri si iscrivono perché è anche un modo di sostenere la nostra associazione, la quale vive solo ed esclusivamente di contributi o di quello che viene dato dai volontari. I volontari attivi sono 25 o 30, tantissimi altri ci sono familiari e non è che mi guarda, però diciamo che il tutto tra malati e non sono 230-240 nella nostra associazione. Adesso lei accennava, no, al fatto di quanto la socializzazione in fondo sia davvero un fatto importante, non tanto legato alla malattia in sé, quanto proprio per una condivisione di un gusto, di un rimpegnarsi in qualche modo nella vita, condividendo con gli altri magari questa difficoltà. Ecco, per farvi conoscere, avete iniziative particolari? Io so, ad esempio, visto che capitiamo proprio in questi giorni, di una mostra che inaugurerete domani. Ci racconta un po' com'è nata? Allora, noi facciamo diverse iniziative e ne abbiamo anche fatte in passato. Avevamo iniziato così perché sapevamo che c'era qualche ammalato che dipingeva, e 2 anni fa avevamo fatto una mostra a Rosmini che metteva qualche dipinto, qualche lavoretto così. Poi, quando è iniziata, abbiamo scoperto che tantissimi malati parkinsoniani avevano una loro creatività. Ma che coltivavano già o che si è sviluppata? Alcuni la coltivavano, ma alcuni l'hanno proprio accentuata più che acquisita. Cioè. E quindi abbiamo detto, perché non proporre questa creatività? E l'abbiamo
praticamente proposta e la realizziamo. Domani ci sarà l'inaugurazione, tra l'altro invito tutti a partecipare e a venire a vedere la mostra perché è divisa, diciamo, in due blocchi, se si posso usare il termine blocchi. Una è proprio la creatività con la pittura, la fotografia, il ricamo, la scultura. Poi c'è una parte più scientifica, vorrei citare la realizzazione del professor Violini, il quale ha fatto un plastico su il sistema solare, le fasi lunari, c'è un bellissimo orologio medioevale, cioè è molto molto interessante. Il bello di quella parte, diciamo, della mostra è che è stata costruita, ideata dal professor Violini, ma hanno condiviso assieme diversi ammalati la costruzione, perché è anche una cosa abbastanza complessa, e diversi malati hanno condiviso e socializzato questo momento. È stato, secondo me, un'esperienza veramente positiva che Questo vogliamo valorizzare, insomma. dice tanto perché in fondo, no, parlavo di socializzazione, ma aggregarsi attorno al bello e alla conoscenza penso che davvero dia uno spessore ancora maggiore, no? Alla voglia di stare insieme, a uno sguardo positivo di chi magari appunto, magari avendo vissuto questa esperienza da solo, aveva un po' come mollato, no? Invece così ritrova stimoli nuovi. Diciamo bene, allora domani alle ore 18, Allora, domani alle 18:30 sì, apertura 18:30. mostra. Apertura mostra, abbiamo invitato tutti i sindaci del Al VCO, Domodossola? La no, no, mostra? no, di tutta No, la. no, dico al collegio Ah, Valerio sì, Rosmini, Domodossola. al collegio Rosmini maschile di Sì. Domodossola, la parte, diciamo, quella più bassa, Sì. alle 18:30 ci sarà un momento Momento di inaugurale, così, inaugurale, certo. tutti abbiamo invitato le autorità, altre associazioni, Quanto cittadini. durerà la mostra? La mostra durerà dal 22 al 30, che è dal venerdì a sabato. All'interno della mostra abbiamo anche degli appuntamenti. Domani sera apertura, un aperitivo analcolico. Analcolico lo vogliamo dire perché noi come associazione abbiamo fatto proprio la scelta che tutte le iniziative che noi facciamo le facciamo senza alcol. Qui è un problema lungo, però soprattutto diciamo che l'alcol con il farmaco Certo, combinazione. non vanno assieme. E alla sera abbiamo con la compagnia teatrale Nuovi Talenti, abbiamo uno spettacolo teatrale divertente, perché chiaramente sappiamo anche essere divertenti, ci piace Anzi. scherzare. Poi abbiamo il 27 e il 28 un appuntamento che è stato condiviso, coordinato dall'associazione ACAT, sono due momenti, e arriviamo al 29 con la dottoressa Morabito, abbiamo la conferenza sulla creatività del malato parkinsoniano. Questo è un appuntamento importante perché viene veramente, emerge quello che è l'aspetto della creatività sotto tutti gli aspetti. Ripeto, il parkinsoniano magari perde un po' di manualità, anche se io ho visto alcuni ammalati, fotografi che con la malattia avevano un tremore quando facevano la fotografia, Perfetto, sì, talmente perfetta, ecco, concentrati su concentrati. quello che devono fare. Ormai sono 10 anni che faccio parte dell'associazione e ne ho viste. Dico questo aneddoto perché è un po'. Noi quando avevamo aperto la nostra, diciamo così, per farci conoscere, avevamo chiamato il testimonial allora che era Bruno Lauzi, che era venuto alla fabbrica Ricordo, di Villa d'Ossola. ci ricordiamo. E alla fine siamo riusciti a convincerlo, è venuto, e io non lo conoscevo, al di là di quello che erano i dischi o le apparizioni televisive, ma era un po' di tempo che non lo vedevo.
Quando ho visto Bruno Lauzi che è venuto, ho avuto un momento, dico, mamma mia, stasera chissà che... che insomma non credevamo che, certo. Cioè, non credevamo perché ero possibile. È venuto e saluto sul palco, è stato uno spettacolo meraviglioso, no? Ecco, io vedo tantissimi ammalati che nel momento in cui riescono a concentrarci, a fare, hanno una capacità e acquisiscono proprio una manualità. Sì. Ecco, invece raccontaci un attimo la tua esperienza personale come volontario. Chiacchierando prima è venuto fuori che non hai parenti malati appunto di Parkinson. Cioè, chi te l'ha fatto fare? Com'è nata? Come nasce questa esperienza? Appunto, poi non sei solo una persona di Parkinson, ma anche nell'ACAT. Ma come... chi me l'ha fatto fare? Non lo so, ci sono delle cose che non è che... viene, ma la mia storia personale è, io ho fatto un periodo della mia vita, per esempio, che in maniera personale così sono andato a fare del volontariato. Io all'età di 16-17 anni andavo, ho fatto per 3-4 anni, andavo per esempio a Torino al Cotolengo, non con associazioni, andavo per conto mio. Allora ho avuto un periodo della mia storia che ho fatto così anche un po' di attività politica, probabilmente questo non mi ha entusiasmato più di tanto, ho avuto un po' di delusioni, ma questo è un fatto mio, chiaramente vissuto male da parte mia. E nel 2005 mi era stato chiesto così se volevo, quello che dicevo prima, in maniera veramente... mi ha detto, ma ci vuole qualcuno che sia emotivamente staccato da questa cosa. L'ho fatta, sono andato a un incontro con quattro di quegli ammalati che vi dicevo prima, che erano Alessandro, Franco, Mario e allora la signora Pietrobelli, che era era una delle soci fondatori. Ci sono andato, io non sapevo neanche cos'era il Parkinson, sono arrivato, però ho visto delle bellissime persone, mi è piaciuto, abbiamo iniziato questo percorso insieme. Perché lo faccio? Vado perché sto bene, se non dovessi star bene probabilmente non andrei più, non c'è un motivo, è questo, insomma, ci sto bene, ecco. Direi che quando noi diciamo, no, che in fondo uno non fa il volontario, ma è volontario, vuole proprio dire questa cosa, uno ce l'ha dentro e ce l'ha dentro in una capacità di dare proprio perché uno sta meglio lui, per cui verbo come da dire che uno lo fa per sé e questa ricchezza riesce davvero a trasferirla a chi gli sta attorno, no, anche di fronte a necessità importanti come in questo caso. Io direi che la nostra chiacchierata, come al solito, è già volata. Vedete come anche questa sera in fondo noi diamo proprio degli spunti, appuntamenti, occasioni, riflessioni, incontriamo testimoni. Il tema è davvero sempre quello di una passione per la vita. La malattia non deve certamente essere un ostacolo, anche se è un momento particolare che può appunto accadere dentro nella nostra vita, ma può davvero anche essere un'opportunità, e direi che la testimonianza di questa sera, il racconto, lo ha chiaramente confermato. Io ringrazio il signor De Regibus. Grazie. Per la sua presenza. Grazie a voi, grazie veramente. Grazie Caterina. Grazie, e io Carlo. Direi che noi ci salutiamo con un video per la cui realizzazione ringrazio appunto la Fondazione Comunitaria del VCO, dedicato appunto a alcune testimonianze di persone che vivono questa malattia con lo spirito di comunque gustarsi la vita. Grazie e alla prossima trasmissione. Circa 47-48 anni ho avuto i primi sintomi di questa malattia, che non diciamo brutta perché ce n'è di peggio. E lì è cominciata la mia battaglia, se correvo più forte io, il Parkinson. Come una famiglia, io sono entrato dentro, sono come una famiglia. E colgo per ringraziare chi collabora con noi, chi ci dà una mano,
e anche soprattutto colgo anche ancora l'occasione per ringraziare chi ci sostiene con degli aiuti, perché abbiamo bisogno, abbiamo tante spese. Il mio scopo era quello di stanare le persone, no? Perché penso che ci siano tantissime persone che hanno paura di uscire da casa, no? Non capiscono che stare in casa è peggio, no? Perché più sta fermo, peggio è, no? Perché se ne hanno bisogno di uscire, di socializzare, di fare amicizia, soprattutto per sé, per la famiglia anche, perché se lui sta fermo ci sono un sacco di conseguenze. Quando ho iniziato questa malattia, cioè nell'inizio logico sono stata un po'... è stato un po' brutto perché mi era appena morto mio marito, ero un po' depressa e tutto. Poi mi sono ripresa e mi sono messa a far ginnastica, andare in compagnia, e insomma non mi sono lasciata andare, diciamo, in tristezze. Sarà brutto magari anche, però mi sono messa subito a fare tutto quello che potevo fare, sia la palestra che la piscina. Poi a 70 anni ho imparato anche a nuotare. Sì. Adesso non ve lo faccio vedere però, perché se no mi bagno. La mia preghiera è canto per chi mi ascolterà. Thank you.